Ciao maltisti e luppolisti, sono Giangi, sempre qui per guidarvi nel mondo della birra. Ma per fare una birra al gusto di cetriolo bisogna davvero metterci dentro i cetrioli? Elementare, Watson! E alla fine vi svelerò un piccolo segreto. Ebbene sì! Alla birra si possono aggiungere frutta, spezie, ma anche verdure. Vi ricordate quando abbiamo parlato della nascita della birra artigianale in Italia? Abbiamo detto che il primo esperimento fu quello di aggiungere le castagne alla birra. Bene, in questi 12 anni anche altri birrifici hanno percorso questa strada e hanno cominciato ad aggiungere alla birra fichi d'India, mele, mirtilli, ciliegie, amarene, fragole, pesche, addirittura fiori, erbe aromatiche quali la salvia e l'alloro. Ma non ci si è fermati qui. Qualcuno ha pensato di aggiungere anche alla birra il peperoncino piccante abanero e addirittura il cetriolo. Voi non ci crederete, ma sto vedendo le vostre facce disgustate. Beh, vi dirò la verità, anch'io all'inizio ho fatto quella faccia. Poi mi sono ricreduto. Mica sempre, eh. Questi esperimenti sono così interessanti che addirittura i birrifici industriali si sono lanciati in questa direzione. Moretti, ad esempio, produce le regionali, ai quali aggiunge fico d'India, mela renetta, mirtilli e fiori di zagara. Sono i fiori degli agrumi. Ne facevano anche una all'alloro, che a me piaceva parecchio, però si vede che la gente non deve essere piaciuta, infatti è uscita di produzione. Ma andiamo ad assaggiare. La Moretti regionale ha i fiori di zagara, da servire attorno ai 5 gradi. La famosa birra al cetriolo canadese, anche lei da servire intorno ai 5 gradi. La Magister di Montegioco, italiana, con le fragole, da servire a una temperatura tra i 6 e gli 8 gradi. Ed infine la Rogue Hazelnut, avete capito bene, una birra con l'aggiunta di nocciole da servire a una temperatura tra gli 8 e 10 gradi. È una birra americana. Cominciamo dalla Moretti ai fiori di zagara. Già il profumo si sente, l'agrumato, fantastico. Piacevole, devo dire che questo agrumato si sposa perfettamente con il luppolo. E in effetti il luppolo a volte può avere dei sentori agrumati, ne parleremo in un'altra puntata. Veramente molto interessante, perché l'agrumato si sente subito dopo il malto, in maniera decisa, però poi sparisce e quindi non rimane in bocca. Buona! Assaggiamo quella al cetriolo. Anche qua già il naso si sente veramente... Oh, non ci crederete! Io ve lo giuro, compratela, provate, si sente l'odore del cetriolo già al naso. Oddio! Vado, eh! Buona! Che vi devo dire? A me piace. Cioè, il sapore di cetriolo
si sposa perfettamente, voi non ci crederete, col malto. Oddio, è una birra molto estiva. Siamo in autunno, voi immaginatevi di essere in spiaggia sotto l'ombrellone. Ecco, immaginatevi quello, però ci sta. Anche qua, come per la Moretti, sentite il cetriolo, arriva in maniera decisa, però poi scappa. Quindi comunque la bocca vi rimane pulita, con un buon aroma in bocca. Secondo me una birra così la potete abbinare tranquillamente a una bella insalatona. Adesso assaggiamo l'italiana con le fragole. Beh, devo dire che rispetto alle altre due, le fragole qui si sentono appena. Ecco, arrivano, ma arrivano in fondo, molto in fondo, diciamo come retrogusto. La riassaggio. Sì, decisamente. Mentre in queste birre l'aroma lo sentite immediatamente, nella Magister lo sentite alla fine. È un, diciamo, un retrogusto che vi lascia la bocca, passatemi il termine, leggerissimamente acida, ripulita. Adesso qua le nocciole. Mamma mia! Pazzesca! Cioè, già il naso sembra, non posso dire il marchio, però una crema spalmabile, diciamo, alla nocciola, va bene? Ci siamo capiti, ecco. Si sente la nocciola, però la birra non risulta dolce, stucchevole, no, assolutamente. Rimane pulita. Sì, rimane pulita, si sente la nocciola e devo dire ha una bella persistenza di retrogusto. Beh, devo dire delle esperienze di gusto davvero particolari. Se volete divertirvi, accomodatevi. Sotto al video trovate i siti dei vari produttori. Per intuire se una birra aromatizzata vi può piacere, vi do una dritta. Prendete una bella lager, la versate, poi prendete l'ingrediente aromatizzante, in questo caso nella birra che abbiamo assaggiato oggi può essere un cetriolo sbucciato, e annusate. Annusate la birra, annusate il cetriolo. Se il mix dei due profumi nel vostro naso è piacevole, probabilmente la birra vi piacerà. Alla prossima!